Ciao, mi chiamo Alessandro Sartore e oggi è il 9 dicembre 2018. Ciao, io sono Daniele e ho quasi 7 anni. Bene, con questo video vogliamo presentarvi il prototipo di una macchina capace di accumulare energia elettrica e trasformarla in energia potenziale. Quindi, quando la rete ha troppa energia, la può mettere da parte, no? E accumularla. Poi, quando ne ha bisogno, questa macchina può restituirla alla rete. L'abbiamo chiamata come? Helix Gravity Train. E quindi, cos'è questa macchina? Una specie di? Batteria. Esatto, una batteria molto, molto pesante. Proviamo a tradurre in italiano il nome Helix Gravity Train, che potrebbe suonare più o meno come treno gravitazionale spiritoso. Esatto, no, spiraloso. Quindi è un treno speciale che interagisce con la gravità della Terra e lo fa in modo spiraloso. Vi viene in mente qualcosa? Vi aiutiamo. Bene, a questo punto dovete pensare ad un treno che deve salire una gigantesca torre in modo spiraloso. Ma prima di farvi vedere il vero treno gravitazionale spiraloso, lasciateci descrivere un pochino come deve essere composto questo treno. Ci serve quindi un treno merci, composto da un locomotore, una motrice. Prego Daniele. Eccolo qui. Questo è un locomotore che spinge i carri e dovrà salire verso l'alto della torre. Bene, ci servono anche dei carri. Eccoli qui. Questi saranno il carico che il locomotore dovrà spingere sopra la torre, con tutto il pesante carico sopra. Uno e una due. Ora sistemiamo il treno. Il nostro operatore Daniele lo farà partire e dovrà la locomotiva spingere il carico da dietro. Questo è il modo con cui dovrà lavorare l'Helix Gravity Train. Ok, ci siete quasi? E ora vi mostreremo il vero Helix Gravity Train. Daniele, piano piano, ci farà vedere. Helix Gravity Train! Il primo elemento che costituisce l'Helix Gravity Train è la sua torre cilindrica, il cui interno è un pozzo sempre di forma cilindrica. Potrà essere costruita in cemento o in metallo, avere un'altezza di qualche centinaia di metri ed un diametro di qualche decina di metri. Nella superficie interna, con un percorso a spirale, saranno fissati i binari ferroviari lungo tutta l'altezza. Il treno viaggerà all'interno della torre, avvitandosi come fa un dado con una vite. La torre potrà essere costruita in diverse modalità. Sopra il piano stradale, oppure in parte o completamente interrata come un pozzo. In ambienti urbani, invece, potrebbe costituire la spina dorsale di un grattacielo, fornendo la duplice funzione di struttura portante e di riserva di energia elettrica.
abbiamo posizionato il treno merci sulla torre Spiralosa. Proviamo a farlo andare? No, dall'altra parte. Bene. Oh, aiuto, 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 aiuto. Mi sembra che non ci passa. Torniamo indietro. Beh, il treno corre. Però ho come l'impressione che questo non sia il treno giusto. Bene, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora vi mostriamo il vero Helix Gravity Train. Questa è la motrice, il locomotore che viaggerà nella torre Spiralosa. Come potete vedere, ha tanti carrelli, alcuni sono con i motori, ad altezza variabile per seguire la spirale e poter salire e scendere tranquillamente. In più, occupa tutto lo spazio della torre e la motrice può essere caricata e appesantita finché si vuole per sfruttare tutti i metri cubi che ci sono a disposizione. Adesso vi faremo vedere anche il carico che potrà sollevare questo locomotore. Prego, Daniele. Ecco qui. Questo è il carro carico, il peso che la locomotiva dovrà trascinare in alto assieme e formeranno quindi la massa che si caricherà di energia potenziale, cioè l'energia elettrica presa dalla rete, convertita in energia potenziale verso su e poi quando la macchina scenderà cederà l'energia alla rete nuovamente. Quindi la motrice e il carro. Ora vedremo come funziona. Ok, finalmente ci siamo. Faremo funzionare l'Helix Gravity Train. Un giro di prova. Solo la locomotiva, che è posizionata in basso. La rete elettrica ha molta energia e vuole cederla alla macchina, che funzionerà da batteria e accumulerà energia potenziale. Prego, Daniele. La macchina sale, sta accumulando energia, fino a che potrà arrivare al suo massimo livello. Supponiamo ora che la rete ha bisogno di energia e quindi la macchina potrà cederla restituendola e si abbasserà. Fermiamoci a metà strada. Ok, ora il nostro treno è composto dalla locomotiva e anche dal carico. Faremo un ciclo di scarica e carica per farvi vedere quindi come funziona questo prototipo. Prego, Daniele. La locomotiva e il suo carro stanno scendendo, cedendo l'energia potenziale e trasformandola in energia elettrica. Per esempio di notte. Poi di giorno, quando sorgerà il sole e ci sarà molta energia disponibile, il treno potrà assorbirne una parte. Risaliamo. Se ce la fa, ce la fa. Ecco che sale e sta arrivando in cima. Bene, avete visto l'Helix Gravity Train, un treno molto spiraloso. Bene, Daniele, abbiamo terminato e grazie per aver visto questo video. Quindi speriamo di aver acceso una lampadina della curiosità in voi. Vi diamo una missione. Cercate in internet e nei media le parole accumulo, energia, batterie e poi provate anche voi a pensare la vostra macchina com'è l'Helix Gravity Train.
Prossimamente cercheremo di realizzare dei video per spiegare meglio il funzionamento dell'Helix Gravity Train, dei dettagli, dei numeri, delle ipotesi costruttive. Quindi abbiate pazienza. Tanti saluti da Alessandro, da Daniele e dall'Helix Gravity Train. Ok Daniele, abbiamo completato. Adesso io faccio un attimo la telefonata alla nonna, tu sistema tutto e poi arriva la mamma, va bene? Sì. Ciao, mi chiamo Daniele. Oggi è il 9 dicembre 2018 e voglio presentarvi Helix Star Wars. Non è Helix Gravity Train, ma Helix Star Wars. Questa è l'astronave Leia di Star Wars. Ora la rivedremo. Avete visto? Questo è il vero potere. Ciao!